salve a tutti amici di Campagna nel Pallone qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Fiorentina purtroppo con il risultato di 3-2 in favore dei Viola, un risultato che ovviamente complica la corsa a scudetto degli azzurri, e siamo qui per parlare di questo match con il direttore Saverio Quatrano. Buonasera Saverio. Buonasera a te Felice, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sicuramente una sconfitta che complica, speriamo non in maniera definitiva, ma sicuramente in maniera importante, la corsa a scudetto del Napoli, perché chiaramente Napoli doveva vincerle tutte per sperare in un passo falso di Milano di Inter. Oggi Napoli prima 20 minuti l'aveva anche interpretata bene, anche se comunque diciamo, le azioni offensive poi non vi erano molti calciatori che seguivano le azioni offensive del Napoli. Ho visto in ombra soprattutto Fabiani e Zirischi. Mi aspettavo dal primo e dal secondo tempo un doppio cambio, cioè lo Zanno Pogliano che ha preso di fatto un Mertens e Zirischi subito, poi dopo 10 minuti invece Spalletti ha deciso di cambiare Fabiano per dare spazio per la Dries Mertens, che è stato uno dei migliori a segnare il gol, ha dato comunque efficacità alla squadra. Però ecco, la Fiorentina italiana ha dimostrato una volta di essere un allenatore importante, già l'andata aveva messo in difficoltà il Napoli, lo scorso anno con il Spezia aveva messo in difficoltà e ha vinto qui a Napoli, ha vinto in Coppa Italia, quindi l'italiano conferma di aver dato un'identità ben precisa a questa Fiorentina. Per il Napoli ovviamente ora le speranze sono ridotte veramente a... non dico un miracolo sportivo, però sicuramente la quota scusa, la percentuale del Napoli vittorioso a fine anno si è abbassata notevolmente. Sicuramente sì, bisognava, come dicevi tu, puntare a vincerle tutte o al massimo oggi si poteva permettere un pareggio in queste 7 gare, ed è chiaro che adesso per continuare ad avere quantomeno un minimo di speranza bisogna auspicare a dei risultati negativi di Milan ed Inter, questa forse può essere l'unica soluzione. E tornando alla partita di oggi, l'approccio era stato abbastanza buono nei primi 20 minuti, però poi dopo il vantaggio della Fiorentina il Napoli ha faticato molto a trovare lucidità in attacco, a comunque eludere il pressing attuato dagli uomini di Vincenzo Italiano. Poi nel secondo tempo, così come nel primo, c'era stata una buona partenza, il gol del pareggio di Mertens sembrava poter cambiare l'inerzia della gara, però poi dopo il 2-1 siglato dai portieri, diciamo che è stato un gol che ha un po' tagliato le gambe agli azzurri. Questa volta che poi raccontando della gara, la cosa che fa più male, che dobbiamo comunque evidenziare, è che dopo il 3-1 della Fiorentina, ad esempio, c'erano ancora 20 minuti per provarla almeno a pareggiare. Napoli poi ha accettato, diciamo, il pareggio dopo la rete di Osimhen, e lì il Napoli si è spinto proprio. Cioè, è vero che il Napoli, come abbiamo detto, aveva l'obbligo di provare a vincere tutto, e forse nella testa dei calciatori c'era questo pensiero di provare poi a vincere lo scudetto. Però se stai in svantaggio 3-1, giochi in casa, mancano 20 minuti, la Fiorentina ha sì giocato bene, ma non è che ti aveva dominato in quel momento, stracciato la partita. Cioè, Italia aveva tutte le possibilità di tentare quantomeno il 3-3. Invece abbiamo visto per la prima volta, secondo me, una squadra che mentalmente si è scaricata, cioè che non ha saputo reagire, non ha saputo avere quel contraccolpo psicologico importante per provare quantomeno a pareggiare, perché poi sappiamo che è un campionato strano, è un campionato dove veramente sono le grandi di questo campionato perdono punti di informazione anche inferiori alla Fiorentina, e quindi anche un punto che a fine anno può essere importantissimo per questa lotta scudetto. Quindi il tuo ragionamento è giusto. Purtroppo oggi questo Napoli non ha sicuramente brillato, e io dico Zirischi e Fabiano, ma non so tu cosa ne pensi, però mi piace tantissimo che Zirischi e Fabiano non ci fanno fare niente, le peggiori versioni di questa stagione. Zirischi purtroppo è una costante, questo fa più male. Sì, effettivamente la squadra a centrocampo ha sofferto molto la fisicità degli avversari, e tornando al discorso di prima, l'avevamo detto un po' anche dopo Napoli-Milan, in questo tipo di gare in casa è lecito aspettarsi qualcosa in più anche in termini di intensità, di cattiveria agonistica, e possiamo dire che questo campionato il Napoli lo sta perdendo in casa, perché effettivamente sono stati persi punti
molto pesanti qui tra le mura amiche, non soltanto in gare contro Milan e Fiorentina, ma anche ad esempio contro Spezia e Empoli, perché se avessi vinto quelle due partite oggi saresti primo nonostante i punti persi Empoli con Fiorentina. Esatto, Empoli e Spezia sono diciamo, le partite emblematiche di questa stagione, 0 punti effettuati a dicembre con queste due formazioni, perché doveva fare il continuo qui, una squadra che vuole provare a vincere appunto lo scudetto. Noi prima di salutarci commentiamo questo dato: il Napoli prima di questa gara era settimo al maratone e primo in trasferta, quindi ora la media si è abbassata ancora. In trasferta 11 vittorie su 16, quindi in casa solo 29 se punti. Se in casa ha una media da squadra conferenza di vuol dire che c'è un problema di fondo, e che il Napoli non ha in questo momento l'idea giusta di vincere lo scudetto per il suo rendimento al maratone. Questo è dato di fatto. Noi ovviamente ci salutiamo, ringraziamo coloro che ci hanno seguito, quindi auguriamo comunque una buona domenica delle Palme a tutti coloro che ci hanno seguito. Ricordiamo un po' gli appuntamenti di questa settimana. Venerdì c'è stata la campagna del pallone live in collaborazione appunto con gli studi della Hollywood, dove esamineremo ancora questa gara e ci proietteremo al prossimo turno di campionato, dove il Napoli sarà impegnato invece lunedì sera con la Roma, giorno di Pasquetto, alle 19 stadio Maradona. Noi ci saremo, sperando questa volta di commentare un risultato diverso da parte della formazione di Spalletti. Un caro saluto ancora e tanti auguri da Saverio Quadrano e Felice De Martino, buonasera.